Ciao a tutti, in questo video presento la mia interpretazione al pianoforte dei Fantasie Stucche o Pezzi Fantastici in italiano, opera 12 di Robert Schumann. Si tratta di una raccolta di 8 brani, una raccolta la cui coerenza formale è meno evidente rispetto ad altre composizioni simili di cui ho già parlato in altri video precedenti, come ad esempio Papillon, David Spundler-Tänze, Carnaval, Kreisleriana, Humoresque. Ecco, in questi casi che ho appena citato, infatti, non a caso si parla, con un termine preso in prestito dall'arte figurativa, di politici. Ecco, all'interno dei politici schumaniani, i vari brani sono collegati fra loro da una logica musicale che li rende più o meno coesi, ed in virtù di tale coesione, per lo più non è giustificata l'esecuzione di brani singoli estrapolati dal loro contesto. Quando invece, nei pezzi fantastici, quelli di cui parliamo oggi, la prassi concertistica comune ritiene pienamente legittima l'esecuzione di soltanto uno, tra questi 8 brani, proprio perché la coesione è debole, se non quasi inesistente. L'intera raccolta è dedicata ad una pianista scozzese di 7 anni più giovane rispetto a Schumann, Anna Robena Lydlove, il suo nome, una graziosa e simpatica amica del compositore tedesco. Tra i due probabilmente nacque una tenera amicizia, e questa reciproca simpatia nacque nel periodo di forzata separazione di Schumann dalla pianista Clara Wieck, che come sappiamo diventerà poi sua moglie. I pezzi fantastici vennero composti nel 1837, nel periodo compreso tra la fantasia in Do maggiore e i David Spundler-Tänze. Al momento di sceglierne il titolo, Schumann pensò sicuramente ai pezzi fantastici dello scrittore romantico Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. In una lettera Schumann scrive che i pezzi pianistici debbono, a suo modo di vedere, puntare su 3 cose essenziali per suscitare l'interesse dell'ascoltatore: la ricchezza della scrittura delle singole linee, la Stimmenfülle, poi il continuo cambiamento armonico nella strada già tracciata da Beethoven e da Schubert. E infine il terzo elemento, un uso sapiente, un uso interessante del pedale. Questi 3 ingredienti sono presenti in modo evidentissimo in questo pianismo schumaniano, dove l'armonia cambia rapidamente e gli accordi, i ritmi incrociati e sincopati, gli arpeggi, le figurazioni melodiche, si intrecciano fra di loro in un gioco di fantasia illuminato, potremmo dire, da una vivissima luce romantica. Quindi analizziamo un pochino i vari brani in successione. Il primo brano, Des Abends, A sera, è una specie di lento moto perpetuo, di oscillazione di armonie elementari dalle quali emerge una tenerissima melodia incantata. Direi un canto pianistico colmo di stupore. In tutto il brano si respira un'aria di notturna poesia romantica. La forma è praticamente ternaria: esposizione, sviluppo e riesposizione. Ma la peculiarità è che Schumann ripete lo sviluppo se dopo la riesposizione, seguito poi da una coda. Il secondo brano, Aufschwung, slancio, è formalmente un rondò, cioè una forma ciclica, con 3 temi in 7 episodi. In questo brano il ritmo dinamico ed incisivo è carico di travolgente frenesia ed esaltazione. La conclusione è degna di nota, la conclusione di questo brano, perché dal punto di vista compositivo è, possiamo dire, una notevole sorpresa, un esito inaspettato. Perché quando sembra che si vada verso la tonalità dell'inizio, cioè verso la bemolle maggiore, il discorso musicale piega repentinamente verso il fa minore.
tonalità con cui si chiude la composizione. Il terzo brano, Warum, che significa perché, perché con il punto di domanda. Warum fu un brano prediletto da molti pianisti di grande caratura che lo suonavano spesso come bis. Formalmente la composizione è un'invenzione su un inciso tematico di 6 suoni. Un inciso tematico che con il suo profilo ascendente e le continue reiterazioni può simboleggiare la ricorrente, stuporosa e amorosa domanda che però non ha risposta. Nella sua revisione per l'editore Curci, Carlo Zecchi traduce l'indicazione in tedesco Langsam und zart, un po' molto liberamente, ma non senza fondamento. Cioè, letteralmente sarebbe lento, langsam und zart, lento e delicato, ma viene tradotto da Zecchi con teneramente, con amore. Il quarto brano, Grillen, grilli o capricci. Secondo Piero Rattalino, può essere considerato formalmente uno scherzo alla maniera di Beethoven, sia per il carattere sia per la forma. La forma però viene articolata in modo più complesso di quello tradizionale, perché viene integrata con lo schema del rondò. Il quinto brano, In der Nacht, nella notte. In der Nacht è un pezzo assai agitato e cupo, basato su un tormentato movimento ritmico e su frammenti tematici rotti ed angosciosi, che non riescono ad organizzarsi in melodia, se non nella parte centrale. Dopo averlo composto, Schumann, questo lo scrive in una lettera, dichiarò di aver avuto presente la storia di Ero e Leandro, un mito dell'antica Grecia che, come è noto, ispirò tanti, tanti scrittori e anche musicisti, tra cui, per citarne alcuni, il poeta latino Ovidio, ma poi nella storia della letteratura anche Dante, Petrarca, Tasso, Lord Byron in Inghilterra. E nel panorama musicale romantico, oltre a Schumann, questo mito influenzò anche Franz Liszt. Ero e Leandro. Riassumo brevemente la storia. Ero e Leandro sono due giovani innamorati, bellissimi, che vivono sulle sponde opposte di uno stretto braccio di mare, l'Ellesponto, cioè quello che oggi conosciamo come lo stretto dei Dardanelli nel Mar Egeo. Uno stretto attraversato da correnti fortissime, correnti marine. Ecco, nella loro storia l'opposizione delle famiglie al loro amore e la distanza non li scoraggia. Forte della sua gioventù intrepida e del suo amore, Leandro ogni notte si tuffa nelle acque inquiete e pericolose per raggiungere di nascosto l'amata Ero. Questa donna, consapevole dei pericoli che lui corre attraversando queste acque terribili, queste acque così tanto agitate, lo attende alla finestra della sua casa affacciata sullo stretto, con una candela in mano, affinché la luce possa far da guida al giovane, indicando quindi la rotta da seguire. Una notte, però, la fiamma della candela si spegne senza che Ero se ne accorga in tempo e Leandro, smarrito, perde l'orientamento, perde se stesso e perde tragicamente la vita nel mare impetuoso. In contrasto a questo brano, dai tratti così tormentati e scuri, il brano successivo, il numero 6 della raccolta, è un'oasi di luce. Fabel è il titolo, cioè in italiano favola. Il brano alterna in modo netto un tempo lento e legatissimo ed un tempo rapido staccato. Nella parte centrale appare un nucleo tematico molto, molto incisivo, quasi come un motto. Secondo Piero Rattalino, è probabile qui che Schumann abbia voluto sintetizzare gli ingredienti tipici della fiaba popolare tedesca, e cioè, da un lato, la serietà e la sentenziosità
del racconto favolistico e dall'altra la vivacità del mondo fantastico degli elfi e dei folletti. Il brano numero 7, Traume Svirren, cioè visioni o anche allucinazioni di un sogno, è un brano brillante, quasi una toccata. Scrittura pianistica difficile che impiega in modo originale le dita deboli della mano destra, cioè l'anulare ed il mignolo. Possiamo dire che in Traume Svirren si trovano immagini musicali inquiete e visionarie che si insinuano nell'andamento veloce e brillante. Degno di nota l'episodio centrale di carattere contrastante. Un episodio realizzato da Schumann con una scrittura di corale polifonico a quattro parti. L'ultimo brano, Ende vom Lied, cioè fine della canzone, fine del canto, risponde efficacemente all'indicazione che Schumann stesso pone all'inizio di questo pezzo, e cioè mit gutem Humor, cioè con buon umore. Il brano inizia quindi in modo volutamente, diremmo prosaico, e poi prosegue con un vivacissimo e popolaresco andamento di marcia. Ma improvvisamente, anche qui in modo inatteso, tutto sparisce e dal registro grave del pianoforte sorgono sonorità accordali pensose e profonde. Con queste sonorità si concludono i Fantasiestücke. Questa conclusione, che appare così tanto inaspettata e sorprendente, si può, a parer mio, collegare allo spirito dell'ultimo dei brani delle Kinderszenen o Scene infantili in italiano. L'ultimo brano delle Kinderszenen è intitolato Der Dichter spricht, cioè in italiano Il poeta parla. A tal proposito, trovo che sia tanto bella la citazione che Carlo Zecchi propone nella sua revisione delle Kinderszenen. La leggo. Parla il poeta, parole piene di saggezza e di nobile esperienza. Fanciulli, il vostro mondo è tutto amore e poesia. Voi siete nella beatitudine, poiché conoscete soltanto la gioia della vostra età. E quindi Zecchi propone i versi finali del Leopardi nel suo Sabato del villaggio. Questi i versi. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita, è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, ch'anco tardi a venir, non ti sia grave. Ecco, io trovo molto, molto significativo questo accostamento, significativo ed azzeccato, l'accostamento Schumann-Leopardi. Bene, vi ringrazio molto per l'attenzione. E vi auguro buon ascolto.
Thank you.